Salve cari, sono ancora viva e sì, ho cambiato di nuovo location nel giro di un anno da quando l'ho ricambiato da Germanico. Il punto è che non sono qui per raccontarmi le mie peripezie per le quali adesso sono a lavorare a Milano, ma diciamo che un pubblico e di dover pubblicare poi c'è stato un po' di... Quindi ho deciso di fare un Disney Talks. Tra i più votati ci sono stati i Pixar e le voci doppiate, e per chi non sapesse di che sondaggi e di voti sto parlando dei sondaggi che pubblico solo la mia pagina Facebook ufficiale. Birbantenne, ancora non vi siete iscritti? Fatelo subito, che è in descrizione. Soprattutto vi aggiorno anche sulle mie varie peripezie, in particolare dove ho pubblicato video sul fatto che stessi partendo di Ponte in Bianco nel giro di 15 ore per Milano per lavorare a Expo. E sì, è stato un po' la mia vita nell'ultimo mese e mezzo. Non so cosa sono stata, non so chi sono, chi ero e sarò, ma non è luogo per farlo, anche perché non posso andare mica avanti a vlog, no? Appunto c'erano Pixar come tematiche e le voci doppiate, i doppiatori, qualcosa al riguardo, siccome differivano di un punticino o due e i Pixar mi si chiedono da tanto tanto tempo, allora ho deciso di optare per i Pixar. Ciò non vuol dire che in Disney Talks sulle voci doppiate non arriverà, anzi, essendo che erano praticamente a pari, sarà il prossimo argomento, anche perché così posso sproloquiare tranquillamente davanti alla telecamera. Adoro i Disney Talks, okay? Beata quella volta in cui li ho creati, mio Dio, la bellezza di questa cosa! Detto ciò, parliamo della Pixar. La linea Pixar è totalmente Disney? La Disney include totalmente la Pixar? Sono due cose disparate? Sono la stessa cosa? Chi lo sa? Insomma, parliamone un secondo con calma, di sicuro, perché c'è una distinzione tra i classici normali e invece le produzioni Pixar. Perché questa cosa, mannaggia, soprattutto negli ultimi anni in cui Pixar e Disney, come classici, si sono abbastanza omologati per quanto concerne lo stile. Esistono ancora delle differenze? Ma soprattutto, da dove è partita questa casa? Una casa che si è specializzata nel CGI, quindi la Computer Graphic Imagery... Generated Imagery, no, Graphic. Lingua. Io dovrei usarla adesso, la lingua. Tra l'altro inizialmente era una branchia derivata dal Lucasfilm, quindi vedete che alcune cose delle acquisizioni Disney tornano pian piano a mettersi a posto. Soprattutto è una branchia acquisita nell'86 o quegli anni lì da Steve Jobs, riescati in pace, quindi dalla Apple Computers, il quale è anche il fautore del nome Pixar Animation Studios. Al suo interno vediamo anche un nome che ormai è diventato proprio come un familiare per chi ha a che fare con la Pixar, ovvero John Lasseter, che al momento era a capo del Creative Department. L'obiettivo dell'acquisizione di questa branca era proprio specializzarsi in questa tecnica d'avanguardia, come era all'epoca, che era CGI. Si può pensare anche al fatto come tanti lo stessero iniziando a sperimentare nell'animazione in 2D, con risultati più o meno buoni. I migliori si hanno avuti magari con i corti, i lungometraggi della Disney. I peggiori, Signore degli Anelli, ma su questo stenderei un velo pietoso, non guardate il cartone del Signore degli Anelli, no, fatemi un favore, no. Proprio John Lasseter ideò la lampadina simbolo della Pixar, che dovrebbe essere Lux Junior, mi pare, e prendendo ispirazione da una lampada che aveva proprio sulla propria scrivania. Quello si è un po' evoluto tutto il principio di cardine che ha mosso questa casa di animazione, che prima era soltanto uno studio computer. Qui partono una serie di esperimenti, di corti e vari eventuali, sempre nella tecnica che poi andranno a sviluppare. Il sogno di Red è stato il primo. Quello più serio è stato però Tiny Toy. Addirittura vinse il premio Oscar come miglior cortometraggio. E un esperimento, porca miseria, se è ben riuscito.
E Tiny Toy è l'idea da cui nasce uno dei pri delle prime produzioni veramente di successo della Pixar, che è Toy Story, il mondo dei giocattoli. Come dimenticare il primo Toy Story? Con delle animazioni che a rivederle oggi sono sì ancora un po' ruvide, magari anche un pochino grezze, però affascinano tantissimo e soprattutto è molto molto all'avanguardia per l'epoca. La produzione Pixar è andata avanti basandosi fortemente sui cortometraggi che antecede, che magari in alcune cose ne sono stati anteposti ai lungometraggi presentati al cinema. Erano anche produzioni indipendenti. Pur essendo ancora un po' in rodaggio negli anni 90, molto creativa, molto però, da un certo punto di vista, magari le prime armi, si è lanciato con Toy Story 2, A Bug's Life, la produzione è iniziata ad essere più serrata dagli anni 2000, periodo in cui il CGI era anche un ormai metodo appianato. Anche la Disney ne ha utilizzato un sacco. Io mi ricordo ancora i contenuti speciali che parlavano dell'elaborazione a livello di computer grafica, prima e dopo Re Leone, con cos'era, Tarzan e tutta una serie di altre cose. C'è da fare un piccolo appunto, però. In tutto ciò non è che i Pixar fossero sconnessi dalla Disney, è vero che la Disney Studios ha acquisito ufficialmente la Pixar nel 2006, tuttavia era anche un cofinanziatore e un coproduttore fin dagli albori, soprattutto ci furono degli accordi stretti tra, mi pare fosse Steve Jobs e Michael Eisner, che tra l'altro portarono all'estromissione temporanea di Steve Jobs dalla casa cinematografica perché si è riusciti agli accordi, dovevano essere prodotti soltanto tot lungometraggi ogni tot anni per non entrare troppo ovviamente in contrasto con le produzioni di casa Disney. L'accordo comunque fruttò tantissimo in fatto di creatività, portando la Pixar ad essere uno dei maggiori studios con i maggiori introiti all'inizio degli anni 2000. Tutti questi attriti tra i vari finanziatori, soprattutto appunto la Disney e la Pixar, produssero un po' di problemi all'interno della produzione, tanto che si ebbero problemi di produzione per lungometraggi come furono Monsters and Co., La ricerca di Nemo e tutti quelli dei primi anni 2000, fino a quando si ebbe l'acquisizione definitiva da parte della Disney Animation Studios della Pixar Animation Studios, che portò tra l'altro diciamo, espansione a livelli mai visti di casa Disney. Bene, però adesso, dopo un po' di idee storici, potrebbe anche aver annoiato qualcuno, ma ahimè, andavano detti, anche perché così chiariamo un attimo l'evoluzione di questa magnifica casa che ha prodotto tantissimi successi, andiamo a vedere i 16, mi pare siano, contando anche quelli di quest'anno, lungometraggi Pixar. Cioè, in realtà The Good Dinosaur penso esca a fine anno negli Stati Uniti, ma più tardi in Italia, le solite cose. Insomma, però stiamo tutti attendendo con tanta ansia Inside Out e ho contato anche questi due ovviamente nella produzione perché quelli sono già prodotti, devono essere solo lanciati nelle grandi sale. Secondo me l'ingresso della Pixar ha portato tanto bene alla Disney sia a livello ovviamente di finanziamenti che iniziano di sicuro a calare dopo con il grande diciamo flop degli anni 2000, volenti o nolenti, effettivamente gli introiti derivati dai classici di quegli anni, come abbiamo già visto in più puntate, non hanno retto granché all'impatto con altre case. E il subentro della Pixar a fianco dei normali classici ha potuto aiutare anche gli Animation Studios, anche a livello di innovazione interna. Basti vedere quanto adesso scorrono più o meno parallelamente gli sviluppi tecnologici oltre che tematici dei classici e dei Pixar. Una delle domande che mi viene fatta più frequentemente è: preferisci i Pixar o i classici? Dipende da che Pixar e classici intendiamo, anche perché uno non può mettere a confronto due realtà così diverse, sarebbe come dire preferisci, che ne so, la Nutella o la marmellata? Ovviamente la Nutella mi piace molto, ma la marmellata di Lamponi, come cacchio faccio a dire di no? O la marmellata di piedi, di frutti, non parliamo di cibo, dovrei andare a mangiare in effetti. Sì, insomma, per capire.
capirsi, non è un tipo di preferenza che si può fare secondo me, come anche qualcuno mi ha chiesto, ma secondo te si possono equiparare alcuni classici a dei Pixar? In realtà non ho capito subito bene questa domanda, ma a quanto pare c'è stata una persona che ha commentato sotto, non mi ricordo quale video, lo andrò a cercare, scusami utente, caro iscritto, ti voglio bene lo stesso, salve, che ho una memoria con la broda, onestamente. C'era appunto un utente che ha chiesto, secondo te, a che cosa si potrebbero associare determinati classici Disney con, cioè, a che Pixar? Non ho ben capito se si trattasse di una cosa reale o che magari puntava a sottintendere, guarda che ci sono dei classici che assomigliano ai Pixar. Non ho ben capito la questione, secondo me non sono proprio equiparabili come cosa, sono due tendenze diverse. Sì, si cerca sempre un approccio magari all'infanzia, però da un certo punto di vista i Pixar mantengono quel sarcasmo e quella sottigliezza anche a livello di citazionismo dei Disney degli anni 90, che adesso si è un po' persa secondo me, perché non è così ferrata come poteva essere per, che ne so, basti pensare al genio di Aladdin, a tutte le citazioni, le grandi citazioni che stanno dentro i suoi discorsi, oppure Mushu, oppure tutte quelle figure, soprattutto spalle comiche, che sono state bofuse all'interno di tanti personaggi della Pixar, tra cui mi vengono in mente quelli emblematici di Toy Story, tra l'altro da un sacco di tributi, oltre che a se stessa e alla Disney, anche a tanti elementi della pop culture. Quindi mi piacciono i Pixar? Evidentemente sì, ma non potrei dire di no assolutamente, neanche tra milioni di anni. Apprezzo tanto i primi Pixar, li ho scoperti pian piano, nel senso che a Bugs Life l'ho visto eoni fa, ma parliamo anche di una delle prime proposte via televisiva. Questo fosse stato il mio primo Pixar, quello. Sì, probabilmente sì. Molto carino, Zone la bellissima papala. Anche se vi dirò una cosa, adesso mi bacchetterete tantissimo, io Toy Story l'ho visto tardi. E Toy Story 1 e 2, mio Dio, adesso mi aspetto che la gente si disiscriva in massa, li ho visti dopo Toy Story 3. Sì. Cioè, Toy Story l'avevo intravisto, visto a pezzettini di qua e di là, ma non lo so perché, non so cosa sia successo nella mia testa, non chiedetemelo. Poi ho raggiunto la maturità e i 20 anni hanno fatto sbocciare del recupero di tantissimi eventi che prima mi ero persi, including Toy Story 1 e 2. Però posso dirvi con tanto orgoglio che ho visto Cars alla sua uscita cinematografica in Irlanda. Sì, ma qua mi dovessi fermare proprio su ciascuno di essi. E probabilmente lo dovrei fare brevemente. Ad esempio, Toy Story, bello, è stato il primo di tutta una trilogia che spero non vada avanti. Sono voci che arrivi il quarto e c'è stato confermato, penso per il 2017, 2019, non lo so. E io sono preoccupata perché è il finale perfetto che poteva avere. Cioè, più quello proprio la ciliegina, tu sei lì che guardi il finale e piangi, e quindi non capisco come si faccia a fare un quarto. Spero che non degeneri, non va bene, spero sia uno spin-off, magari su Mr. and Mrs. Potato, non lo so. Così, vabbè, Bugs Life avete capito che comunque mi piace moltissimo, è stato molto particolare e soprattutto, non so, un po' fuori dal comune probabilmente. Certo, all'epoca stavano uscendo un sacco di cose, tra virgolette, simili. Zeta la formica, e c'era un altro che adesso mi sfugge, porca miseria. Comunque c'erano un sacco di film riguardanti o il mondo minuscolo o il mondo gigante. Anche perché è il periodo, se non sbaglio, in cui è uscito anche Dinosauri. Quindi o l'estremamente piccolo o l'estremamente grande, e non so da cosa derivasse questa tendenza, però boh, vabbè, si guardava. E A Bug's Life era una cosa meravigliosa anche a livello di trama, spettacolare. Monsters & Co. è un bellissimo, io adoro Mike, anche il pelosissimo gatto.
Sally in realtà è una personalità molto interessante e dopo Monsters University è altamente particolare, direi. E sì, ho visto anche Monsters University, non è malaccio, anche se non... Boh, in realtà non avevo grandissime aspettative riguardo, però ci ho tenuto a vederlo, soprattutto in lingua originale anche quello è caruccio, tanto caruccio e ha tante cose dietro che mi sono piaciute, andare a vedere la vita di Mike e di Sally prima del grande successo, di tutta la storia che noi conosciamo e cui siamo affezionati, è stato trattato in maniera abbastanza lineare e per fortuna ho visto altre cose della Disney in live action, su cui parleremo un'altra volta, Maleficent ho già detto abbastanza. La ricerca di Nemo è molto molto tenero, è simpatico, è particolare anche quello, perché so che non sto usando una gran varietà di termini, però è proprio la particolarità di ogni singola storia che rende sia la Pixar che Disney belli. La Pixar in questo caso in particolar modo, perché ovviamente avendo una storia un po' più giovane rispetto alla Disney, ha tante cose da giocarsi ancora, cercando comunque di non andare più a ricalcare tutta la produzione precedente a livello di animazione, che non è semplice, continuare a trovare idee nuove, innovative, è una cosa straordinaria secondo me, e si dimostra anche con qualcosa come Gli Incredibili, Una normale famiglia di supereroi, una cosa ben riuscita, soprattutto Edna Mode. Chi non adora Edna Mode? Niente, mantello! Il cazzo, ho già detto, molto carino, molto particolare anche quello. Non ho visto il seguito, non ci tengo, non fatemelo vedere, non voglio vederlo. Anche se mi hanno detto che è comunque caruccio, ma... ce lo farò tra un po' di tempo, quando avrò digerito ancora il fatto dei sequel, che ancora non mi sta... qua mi sta... Nonostante vi visto a Monsters University, ma quello era un prequel e poteva starci. Poi in ordine cronologico abbiamo Ratatouille, che credo che finora sia, non so se il miglior Pixar riuscito, attualmente vi potrei dire che il migliore, tra una giornata potrei dirvi no ma c'è Up, no ma c'è Wall-E, e no, non posso dire che è il preferito perché sennò inizio a fare altre comparazioni, non va bene, però Ratatouille è bello, è strano, è nuovo più forse anche dei precedenti Pixar, e questo è un elemento che mi ha profondamente colpito, come mi ha colpito il voler prendere una tematica ambientalista pura per Wall-E, tagliando tutto l'aspetto dei dialoghi, e nella maggior parte del film non c'è un dialogo uno, ci sono degli suoni ripetuti, c'è tantissima espressività, come facciamo a non amare quel film, non si sa, e se la giocano tantissimo, se la gioca anche un po' Up, diciamo che Up è un po' più peculiare sotto altri punti di vista, ti fa venire una valangata di feels solo nei primi 10 minuti e tu sei lì, perché? Perché mi volete così male? Toy Story 3, altri feels, però alla fine è una cosa spettacolare, riprendendo anche, so già che ho parlato di Toy Story, però il 3 è veramente spettacolare, è una cosa piena di citazioni che propone dei nuovi modelli anche interni tra i vari personaggi, è particolarissimo. Arriviamo a Ribelle the Brave, sapete tutti come l'ho già recensito, l'ho recensito a parte parlando anche di Ralph Spaccatutto, pur avendo preferito all'epoca Ralph, mi viene da rivalutare tantissimo in quest'ultimo periodo Ribelle the Brave, l'ho visto anche con mia madre, è stata una bella esperienza che ci mancava e che penso e spero che abbia apprezzato anche lei, in realtà è molto significativo, è bello perché finalmente è una delle figure femminili indipendenti che io adoro maggiormente, assieme a Mulan, assieme a poche altre nella Disney, perché bene o male sono tutte un po' legate a questo stereotipo del principe dell'amore e queste si sdegano tantissimo. Ribelle poi ritengo sia un film profondamente significativo anche per le idee femminili e femministe, quindi vai! Monster University, già detto, molto carino, non di punta, diciamo, c'è stato un po' un adombramento della Pixar nell'anno in cui tra l'altro Frozen ha spopolato, quindi
Facciamo 2+2, magari. Mentre dopo quasi 2 anni di pausa, porca miseria, abbiamo, no, non quasi 2 anni di pausa, abbiamo Inside Out, che io non so cosa aspettarmi riguardo, mi incuriosisce e non so veramente cosa temere, come anche The Good Dinosaur. Quindi, boh, voglio farmi stupire. Stupiscimi. Potrei avere anche tipo l'ingresso gratis al cinema proprio quando esce Inside Out perché compio gli anni. Sì. Poi arriverà il sequel della ricerca di Nemo, che è la ricerca di Dory, che non ho sentimenti contrastanti riguardo, come anche Toy Story 4. Poi mi dovrei soffermare su tutti i corti, cioè abbiamo tra i migliori, cioè, c'è il gioco di Gary, che è geniale, secondo me è geniale, anche un po' triste, di sotto ha una tristezza velata dietro, e per niente spennate è bellissimo, è bastardissimo ma è bello. L'Agnello Rimbalzello è musicale, è strano, curioso, bellino, molto positivo. C'è la One Man Band, anche quella bella, ma c'è un sacco che non sto citando, Knick Knack, o cos'era, vabbè, Teen Toy, mi pare ci fosse Jack Attack per gli Incredibili. Più anche un alieno può sbagliare, oh mio Dio, l'amore per più. Quando il giorno incontra la notte, la particolarità di quel corto e la meraviglia nel vederlo, io non so, ma che ricorda tantissimo, tra l'altro, uno stile di cartoni animati, adesso non mi ricordo l'autore, lo dovrei andare a cercare, perché era veramente bellissimo. Quando Johnny incontra la notte, secondo me è molto bello, come anche Partly Cloudy, parzialmente nuvoloso, è stato tradotto in italiano, può essere, vabbè, non l'ho trovato, però insomma mi ricorda tanto un altro stile di cartone animato, e dentro quello sono state riciclate un sacco di scene scartate per i vari Pixar, quindi anche quelle particolari, di una sottilezza e eleganza come poche, anche nella sua simpatia, però anche il messaggio finale detto in conclusione, bah. La Luna, anche quello carinissimo, molto particolare, che però ovviamente non ha vinto l'Oscar perché era in gara con un altro corto spettacolare, che è, non ovviamente della Pixar né della Disney, un conto indipendente, mi pare fosse The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore, delle cose varie ispirate magari a Toy Story o ad esempio l'ombra, la leggenda di Mordu e tutto quanto che è correlato alle storie vere e proprie degli ultimi Pixar. La tendenza dei corti poi è stata anche adattata dalla Disney, cosa che non mi dispiace, vi dirò, anche se alcuni mi sono piaciuti più di altri, per tra tutti, ovviamente non Pixar, però ispirato a questa tendenza di creare anche dei corti, perché hanno una maggiore diffusione, perché hanno un maggiore impatto in poco tempo, e si sa, una volta scoperta una carta vincente è facile anche che questa passi all'interno dello stesso studio. Quindi, in conclusione, ho sproloquiato un sacco, in realtà non so quanto ho detto la mia opinione. Mi piacciono i Pixar? Assolutamente sì. Sono indipendenti rispetto ai grandi classici? Dovrebbero rimanerlo? Secondo me sì, perché appunto così si vede un po' lo sviluppo parallelo di una tendenza che è stata originata in un certo modo dal grande flusso storico dei classici Disney, che ormai non saranno più in 2D presumibilmente, ma saranno solo in 3D, in CGI, e anche se mi manca un po' il vecchio stile, vi dirò, cioè, c'era un che di affascinante nel vedere come i vari fotogrammi, alcuni, vabbè, non sono più disegnati ovviamente a mano, però in uno stile che ricorda tanto il cartone classico, beh, quello un po' manca. Però il CGI della Pixar è molto umano, è una cosa che ricalca moltissimo il film, e allora verrebbe da dire, perché non fare un film? Perché in qualche modo questa tecnica porta in vita molta più espressività di quanto magari farebbero gli attori. Anche qui non voglio
prendere a male gli attori, però è un tipo di comunicazione diversa, secondo me, il motivo per cui si raggiungono molto di più magari certe fasce d'età, i bambini, per non parlare anche degli adolescenti, ma anche gli adulti. Perché non si sa come, ma un cartone, pur essendo, sì, come qualcuno mi ha fatto vedere, è un cartone, quindi incriticabile, è anche veicolo di molti messaggi, è veicolo di concezioni, di modelli, molto più di quanto potrebbe essere un film. Sparare a zero dicendo che cosa hai detto sui film, ma sei una profana dei film. No, mi piacciono moltissimi i film, ovviamente dipende da film a film, però c'è, non so, è una mia preferenza, ripeto, una mia opinione. Ritengo che i cartoni siano assolutamente criticabili e giudicabili per quello che sono, proprio perché ci si aspetta che per rendere la stessa cosa che si rende in un film ci sia dietro un lavoro maggiore. E quindi una bravura, una fantasia decisamente superiore, che probabilmente può anche essere, soprattutto nel caso della Pixar, parliamo di un livello di creatività abnorme, probabilmente a livelli solo di un Walt Disney, ma di quelli originari, Walt Disney persona, non Walt Disney casa, che era di un'inventiva allucinante, come anche tutti i suoi collaboratori dell'epoca diretti. E niente, questo era il mio sproloquio sulla Pixar. Dopo eoni in cui non capitano video e idee e messaggi né niente, spero di non far passare altrettanto tempo. Dovrei andare anche a vedermi tutte le cose che ho in arretrato, devo ancora vedere Into the Woods. Ho visto Cenerentola e sono pronta a valutarlo. Credo, ma non oggi, non oggi. Anche perché parlando di citazioni, non oggi, devo andare a vedere l'ultima puntata di Game of Thrones. È una vita difficile. Penso che magari farò anche qualche vlogino, però proprio su Facebook. Ripeto, pagina Facebook. Andare. Grazie per i nuovi iscritti, grazie per aver resistito a quelli vecchi. Commentate numerosi e soprattutto fatemi sapere se vi va bene che la prossima tematica di Disney Talks siano le voci, i doppiaggi, le voci doppiate, le voci famose in particolar modo, oppure se magari avete qualche altra preferenza. Quello verrà comunque fatto, datemi qualche indizio sulla vostra volontà.